Buonasera a tutti, prima di iniziare la seduta vorrei dire che in genere non si fanno fotografie durante la seduta di consiglio, ma essendo questa la seduta di insediamento abbiamo deciso di, insomma, che si possano fare liberamente le foto, cercando di non esagerare. È arrivata anche la richiesta, mi è arrivata una richiesta scritta per poter riprendere e mandare in diretta streaming la seduta del Consiglio Municipale. Come da regolamento la possiamo accettare, e quindi ci sarà sia un operatore televisivo per la registrazione della seduta del Consiglio, e ci sarà la diretta streaming. Possiamo iniziare. Procediamo all'appello. All'avviso Maura, Ariano Maria Cristina, presente? Deve entrare in aula. Ariano Maria Cristina? Carlone Domenico? Cercuoni Flavia? Ciancio Antonio? De Chiara Claudia? Giannone Attilio? Giuliano Fulvio? Gugliotta Francesco? Guido Roy Andrea? Gunnella Alessandro? La Zazzera Anna Rita, Lazzari Maurizio, Pompei Luigi, Principato Antonio, Rinaldi Stefano, Stellitano Rocco, Tosatti Eugenio, Toti Sandro, Triputi Angela, Vitrotti Valeria, Zitoli Elisa. Sono presenti 4, 5. Dichiaro che sono presenti il Presidente del Municipio e il numero 24 consiglieri. Non ci sono assenti. Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, dichiaro aperta l'adunanza. A norma dell'articolo 18,3 del regolamento del Consiglio Comunale, designo quali scrutatori per la presente seduta i consiglieri Giannone, Rinaldi e Toti. I predetti consiglieri sono invitati a non allontanarsi dall'aula senza averne dato comunicazione alla Presidenza. Passiamo ora al punto numero 1 dell'ordine del giorno, ed è la convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni. Invito il Consiglio del Municipio a procedere ai sensi dell'articolo 41,1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267, dell'articolo 20,3 del regolamento per il decentramento amministrativo e dell'articolo 5 del regolamento del Consiglio Comunale, alla trattazione del primo punto all'ordine dei lavori concernente la convalida del Presidente del Municipio e dei consiglieri eletti, sotto il profilo dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità e dell'insussistenza delle cause di incompatibilità, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e invito il segretario del Consiglio a dare lettura della relazione all'uopo predisposta. A seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 e del turno di ballottaggio del 19 giugno 2016, con verbale dell'ufficio elettorale sono stati proclamati eletti rispettivamente in data 21 giugno 2016 alla carica di Presidente del Municipio la signora Monica Lozzi e in data 21 giugno 2016 alla carica di consiglieri del Municipio VII i signori Alabiso Maura, Ariano Maria Cristina, Biondo Francesca, Candigliota Marco, Carlone Domenico, Cercuoni Flavia, Ciancio Antonio, De Chiara Claudia,
Giannone Attilio, Giuliano Fulvio, Gugliotta Francesco, Guido Roy Andrea, Gunnella Alessandro, La Zazzera Annarita, Lazzari Maurizio, Pompei Luigi, Principato Antonio, Rinaldi Stefano, Stellitano Rocco, Tosatti Eugenio, Toti Sandro, Triputi Angela, Vitrotti Valeria, Zitoli Elisa. Si rende noto che il Presidente e tutti i consiglieri proclamati eletti hanno reso le dichiarazioni in atti della insussistenza nei loro confronti di qualsiasi delle cause di ineleggibilità contemplate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, confermando la dichiarazione resa al momento dell'accettazione della candidatura di non trovarsi in alcuno dei casi di incandidabilità previsti dal decreto legislativo 235/2012. Inoltre, per quanto riguarda le cause di incompatibilità con la carica di Presidente, la signora Monica Lozzi ha reso la dichiarazione in atti che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei casi contemplati dalla vigente normativa. La dichiarazione di insussistenza di qualsiasi motivo di incompatibilità tra quelli contemplati nel TUEL è stata regolarmente resa anche dai consiglieri eletti. Si informa infine che ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL, il direttore del municipio, in data 5 luglio 2016, ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Invito il Consiglio a pronunciarsi sulla convalida sotto il profilo dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità e dell'insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nei confronti del Presidente e dei consiglieri proclamati eletti. Faccio presente che, a meno che non sorgano contestazioni, nel qual caso si avvierà la procedura prevista all'articolo 69 del TUEL, contestualmente il Consiglio prende atto che non sussiste nei confronti di tutti i citati amministratori alcuna causa di incompatibilità. Informo infine che ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL, il direttore, in data 5 luglio 2016, ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Non essendo state sollevate cause di ineleggibilità sussistenti al momento della elezione, pongo ai voti per alzata di mano la convalida nei confronti della Presidente Monica Lozzi e dei consiglieri Allabiso Maura, Ariano Maria Cristina, Biondo Francesca, Candigliota Marco, Carlone Domenico, Cerquoni Flavia, Ciancio Antonio, De Chiara Claudia, Giannone Attilio, Giuliano Fulvio, Gugliotta Francesco, Guido Roy Andrea, Gunnella Alessandro, La Zazzera Annarita, Lazzari Maurizio, Pompei Luigi, Principato Antonio, Rinaldi Stefano, Stellitano Rocco, Tosatti Eugenio, Toti Sandro, Triputi Angela, Vitrotti Valeria, Zitoli Elisa, precisando che contestualmente il Consiglio del Municipio prende atto che non sussistono nei confronti dei medesimi cause di incompatibilità. Si procede alla votazione. La facciamo nominale, quindi chiamerò il nome e quindi direte favorevole alzando anche la mano o contrario, se si è. Allabiso Maura, Ariano Maria Cristina, Candigliota Marco, De Chiara Claudia, Giannone Attilio, Guido Roy Andrea, favorevole? Gunnella Alessandro, La Zazzera Annarita, Lazzari Maurizio, Lozzi Monica, Pompei Luigi, Principato Antonio, Rinaldi Stefano, Tosatti Eugenio, Triputi Angela,
Zitoli Elisa. Favorevole. Biondo Francesca. Carlone Domenico. Cerconi Flavia. Ciancio Antonio. Giuliano Fulvio. Gugliotta Francesco. Stelitano Rocco. Toti Sandro. Vitrotti Valeria. Quindi partecipano presenti, quindi 25, maggioranti. La convalida è approvata con numero 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessuna astensione. La delibera assume il numero 13. Rammento che il presente provvedimento per sua natura è immediatamente efficace. Comunico quindi che la votazione testé svoltasi, il Consiglio del Municipio deve intendersi legalmente costituito. Passiamo ora al punto 2 dell'ordine dei lavori e all'elezione del Presidente del Consiglio. Faccio presente che l'ordine dei lavori della seduta odierna prevede come secondo punto all'ordine dei lavori l'elezione del Presidente del Consiglio del Municipio. Invito pertanto il Consiglio a procedere a detta elezione che secondo quanto stabilito dagli organi 27, dagli articoli 27, comma 6 e 7 e 18, comma 7 dello Statuto e dell'articolo 20, commi 1 e 2 del regolamento del Consiglio Comunale, avverrà senza discussione e con votazione segreta a mezzo di schede. Avverto che ciascun consigliere potrà votare per un solo nominativo e che risulterà eletto il consigliere che riporterà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Preciso che, se a seguito della prima votazione non si conseguirà la prescritta maggioranza, la votazione sarà ripetuta anche nel corso della presente seduta sino all'elezione medesima, che dovrà essere effettuata comunque prima di proseguire nella trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine dei lavori. Informo infine che ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL, il direttore, in data 5 luglio 2016, ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo e di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Invito la segreteria a distribuire le schede e i consiglieri scrutatori a votare per primi, per poi prendere posto al banco della Presidenza. Ripeto i nominativi, i consiglieri sono i consiglieri Giannone, Rinaldi e Toti. Si avvicinino per votare e poi si mettono qui vicino a loro. E poi sì, uno per volta. Giannone, Rinaldi e Toti. Si prepari Rinaldi, così. Rinaldi e Toti. Si mettono qua, si possono posizionare qui per seguire le votazioni, quelli vicino alle votazioni. Prego. Stefano. Rinaldi, anche lì è l'altro. Adesso io ho il presidente di la Presidente Lozzi si può avvicinare per votare. E si prepari la consigliera Labiso Maura per votare, così acceleriamo. La consigliera Ariano, se si prepara.
facciamo prima. Candigliota, così a seguirevi. Lello, seguite. Si prepari, De Chiara. Consigliere Giannone. Guido Roy. Allora non mi faccio trovare impreparata, gli altri sono Rinaldi, me lo segno, e Toti, sì. Pure l'altra volta mi ricordo che chiamai lo spettatore. Guido Roy sta votando, Gunnella si sta preparando. Lazzaro Emilio è vicino. Ok, si sta preparando. Prego, prego. Principato si può preparare, e qui si incassa. Tosatti Eugenio. Tributi Angela si può accingere, poi tocca a lei i zitoli dopo la Tributi. Sentiamo di qua. Si prepari Biondo. Carlone. Cerconi si può preparare. Ciancio è già pronto. Prego. Giuliano si prepari.
Gugliotta si prepari. L'urna la facciamo portare qua, diamo l'urna con tutti i voti, la apriamo, ci sono gli scrutatori, insegniamo, leggiamo i nomi a voce alta e appuntiamo. Oh no, e loro assistono anche. Dunque, Stelitano si prepari. Todi è qui, ha già votato, manca Vitrotti. Consigliera Vitrotti. Procediamo. Procediamo allo spoglio adesso, se ci porta l'urna. Scusate, allora la prima, scusate, Zitoli Elisa la prima, scheda bianca, Gunnella, Zitoli Elisa, dimmi se vado veloce, va bene come lo stiamo segnando, Zitoli, scheda bianca, Zitoli, Carlone, scheda bianca, scheda bianca. Zitoli, scheda bianca, Zitoli, scheda bianca, Zitoli. Zitoli. Finito? Sì. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Zitoli. 15. Quante schede bianche? Uno Gunnella e schede bianche sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 schede bianche. Allora 15 a Zitoli. Totale 15 voti a Zitoli. Schede bianche abbiamo detto? 8. Una a Carlone e una a Gunnella. Quindi procede. Proclama eletto, lo deve dire lei consigliere e se stessa. Si proclama da sola. Si proclama eletto. La consigliera Elisa Zitoli. La presente deliberazione assume il numero 14.
Rammento che la relativa deliberazione per sua natura è immediatamente efficace. Cedo quindi la presidenza al consigliere, a me stessa. Procediamo quindi al punto 3 all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, l'elezione dei vicepresidenti del Consiglio. Ringrazio. Procediamo ora con il terzo punto all'ordine dei lavori, che prevede le elezioni dei vicepresidenti e del Consiglio del Municipio. Rammento che detta elezione avverrà secondo quanto stabilito dagli articoli 27, commi 6 e 7 e 18, comma 8 dello Statuto e dall'articolo 20, commi 3 e 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede. Avverto che ciascun consigliere potrà votare per un solo nominativo e che risulteranno eletti i due consiglieri che riporteranno il maggior numero di voti. Rammento che, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, a parità di voti, risulteranno eletti i consiglieri che, nelle ultime elezioni, hanno ottenuto la maggior cifra individuale, intesa come per il consigliere anziano. Rammento altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, dei due vicepresidenti eletti assumerà le funzioni di vicepresidente vicario colui che avrà riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, la maggiore età. Informo infine che, ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL, il direttore, in data odierna, ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Invito la segreteria a distribuire le schede e i consiglieri scrutatori a votare per primi, per poi prendere posto al banco della presidenza. Procediamo. Giannone può votare. Rina, Toti. Rinaldi. La presidente Lozzi, se vuol votare. Si prepari all'avviso. Consigliere Ariano. Candigliota, si prepari. Chiara. Guido Roy, si prepari. Grazie.
La zazzera se si avvicina, che sta lontano. Pompei si prepari. Principato si avvicini per la votazione. Tosatti. Tripudi si prepari. Poi si prepara. Sì, dopo la Tripudi. Si prepari Biondo. Carlone? Ah, è andato avanti Ciancio, va bene. È stato più veloce Ciancio. Cerconi se si avvicina. Giuliano si prepari? Direi di sì. Non può astenersi. Gugliotta si prepari. Stelitano. E Vitrotti. Okay. Procediamo allo spoglio, come prima. Grazie Anello, addirittura chiuso chiave. Giuliano.
Gunnella Alessandro. Gunnella. 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 Alessandro Gunnella. 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 Giuliano. Giuliano. Gunnella. 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 Giuliano. Giuliano. Gunnella. Gunnella. Giuliano. Gunnella. Giuliano. Gunnella. Gunnella. Alessandro Gunnella. Giuliano. L'urna è vuota. Allora, vediamo quanti è Gunnella. Gunnella, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Gunnella. 16 voti, consigliere Gunnella. Giuliano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Giuliano. 8, Giuliano. 1, 1 Todi. Quindi sono... Facile. 25. Quindi è facile. La, 16, 8. Sì. Proclamo quindi eletto alla carica di vicepresidente vicario del Consiglio del Municipio il consigliere Gunnella con voti 16 e alla carica di vicepresidente del Consiglio del Municipio il consigliere Giuliano con voti 8. Sì. Sì. La presente deliberazione assume il numero 15. 15. Rammento infine che la relativa deliberazione per sua natura è immediatamente efficace. Passiamo ora ai punti numero 4 e 5 all'ordine dei lavori, il giuramento del Presidente del Municipio e la comunicazione dei componenti della Giunta. Faccio presente che l'ordine dei lavori della seduta prevede ora, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 38,4 del regolamento del Consiglio Comunale, il giuramento del Presidente del Municipio e di seguito la comunicazione dei componenti della Giunta del Municipio. Invito pertanto il Presidente del Municipio a prestare giuramento. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Comunico al Consiglio i nominativi dei componenti della Giunta, o meglio, dirò le competenze che hanno e poi si presenteranno da soli. Allora, assessore all'urbanistica, lavori pubblici, parcheggi e alberature stradali. Vai. Salvatore Vivace. Salvatore Vivace. Non ti vuoi raccontare un po'? Sì, sì. Buonasera. Senti il basso. Vabbè, io strillo. Buonasera. 39 anni, laureato alla Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni della Sapienza di Roma. Ho avuto esperienze lavorative in diverse parti d'Italia e ho avuto anche la fortuna di lavorare all'estero. Il nostro sarà un assessorato trasparente, aperto a tutte le buone idee, perché pensiamo che le buone idee non abbiano colore politico. E la nostra particolare attenzione, le linee guida che ci guideranno in tutte le decisioni dei nostri progetti saranno quelle di salvaguardare la sicurezza di tutti i cittadini,
in particolare quelli delle categorie meno abbienti e a tutti coloro che intendono utilizzare mezzi di trasporto ecosostenibili. In tutti i nostri progetti cercheremo sempre di coinvolgere la cittadinanza, che poi sono alla fine i fruitori di ogni progetto, e concertare con loro tutte le soluzioni possibili a migliorare ogni progetto, perché pensiamo che un progetto condiviso è un progetto migliore. Grazie. Assessore alle politiche sociali, pari opportunità e politiche abitative. Salve a tutti, mi chiamo Veronica Mammì, ho 28 anni e sono laureata in psicologia clinica e di comunità, sono una psicologa iscritta all'albo, ho un master in neuropsicologia dell'età evolutiva adulti e anziani, quindi anche se nella mia vita mi sono occupata principalmente, diciamo, di bambini con disabilità sia psichica che motoria. E che dire, sono stata un'ex consigliera in sesto municipio, il municipio delle Torri lo chiamano, per capirci ha sede a Tor Bella Monaca, quindi diciamo uno dei municipi più difficili di Roma. E sono stata vicepresidente della commissione servizi sociali lì in sesto, prima vicepresidente e poi presidente della commissione delle lette, membro della commissione controllo e garanzia, membro della commissione università e membro della commissione scuola, sport, cultura e politiche giovanili. Quindi diciamo che in questi 3 anni ho maturato un'esperienza in quello che è il campo delle politiche sociali soprattutto, ma anche in altri aspetti che riguardano appunto la cultura, la scuola, le pari opportunità. E quando Monica mi ha proposto di venire qui è stata per me un'occasione che ho colto con molto piacere e con molto entusiasmo, perché è veramente un ottimo presidente e sono sicura che farà veramente un ottimo lavoro, porterà il cambiamento che noi come movimento ci auspichiamo, insomma, e spero di essere all'altezza di questo compito. Per me sarà una nuova sfida, quindi mi auguro che ci sarà una collaborazione sia, insomma, naturalmente con i consiglieri di maggioranza e i miei colleghi, ma anche e soprattutto anche con l'opposizione. Spero che si crei un lavoro di sinergia e di confronto diciamo proficuo e produttivo. Spero che anche la cittadinanza, insomma, ci dia il suo supporto e il suo aiuto, e cerchiamo di migliorare questo municipio e anche questa città. Grazie. Assessore nonché vicepresidente al personale, decentramento, servizi tecnologici, regolamenti, trasparenza amministrativa, patrimonio, bilancio e polizia locale. Grazie, buonasera a tutti. Sono Giuseppe Commisso, sono romano di adozione da ormai 13 anni, ho fatto gli studi qui alla Sapienza, laureato in relazioni internazionali, sono uno studioso di economia, soprattutto macroeconomia, ho avuto esperienze, anche piccole esperienze, alla Commissione Bilancio alla Camera. Sono andato all'estero sia in Argentina, ho lavorato in Argentina al consolato italiano e ultimamente lavoravo in Corea, in Sud Corea, nell'ambito di import-export per le aziende, tentavo di portare l'Italia all'estero. Quando ho saputo che il Presidente voleva che io facessi parte di questa squadra, sono stato onorato e sono oggi onorato di far parte di questo progetto che rappresenta l'inizio di una nuova era per Roma e per il settimo municipio. Grazie. Assessore alle attività produttive, turismo, sviluppo locale, politiche del lavoro, servizi pubblicitari, legalità e sicurezza. Piero. Buongiorno. Buonasera a tutti. Piero Accoto. Mancava il commercio, ecco perché non tutto il commercio. Vabbè, non fa niente. Mancava il commercio, che è l'attività preponderante nella mia formazione. È il mio curriculum vitae. Sono laureato in scienze economiche, specializzato in macroeconomia, studi all'Università di Bologna, ho 50 anni, ho diversi corsi di specializzazione in management e business development, conosco la realtà del municipio, ormai da 18 anni vivo nel territorio, sono stato uno dei fondatori del primo comitato di quartiere di Tor Vergata
Ho lavorato per aziende multinazionali, da tedesche all'ultima olandese, mi sono occupato sempre di direzione commerciale. Ho seguito anche diverse realtà commerciali all'interno del municipio ed oggi, alla richiesta da parte di Monica dell'offerta per occupare questa posizione di assessore all'interno del municipio e dare supporto alla cittadinanza, soprattutto alla presidenza, ho dato la mia disponibilità, ovviamente do tutta la mia disponibilità anche all'opposizione e invito a non fare quello che è stato fatto negli anni precedenti, quindi di creare il muro non costruttivo, quindi per noi deve essere tutto fatto alla base in maniera tale che vengano dati servizi alla cittadinanza, che in questi ultimi anni sono diventati veramente scadenti, quindi sono pronto a rimboccarmi le maniche, così come ho già fatto in aziende quando ho preso in mano in una determinata situazione e l'ho riportata sempre in auge allo sviluppo internazionale, e così cercherò di farlo nel piccolo nel municipio, ovviamente con il supporto di consiglieri, altri assessori e della cittadinanza in primis. Sono un attivista del movimento da cinque anni, sono sempre sul territorio, amo stare con la cittadinanza, sto quasi tutti i fine settimana ai banchetti, quindi tutti i cittadini che vogliono, soprattutto nell'Instagram, riescono a vedere e voglio essere a contatto, ripeto, sempre con la cittadinanza, perché l'economia e il futuro deve partire dal basso. Grazie a tutti e buon lavoro. Assessore scuola, edilizia scolastica, cultura, sport e politiche giovanili. Grazie, io mi chiamo Elena De Santis e come si usa dire di questi tempi sarei una cittadina prestata alla politica, ma a me questa espressione proprio non piace perché etimologicamente essere cittadini significa essere politai. Io sono un'insegnante di latino e greco, quindi mi perdonerete se faccio questa citazione apparentemente dotta, ma in realtà racchiude proprio lo spirito di quello che è stata la mia adesione a questo progetto, che per me è stata una cosa del tutto inaspettata. Quindi ho sempre fatto attività politica, magari non all'interno di partiti o di movimenti, ma come studentessa, come mamma, vengo dal mondo del volontariato e non solo del volontariato sociale all'interno di organizzazioni come il Movimento di Volontariato Italiano, ma anche volontariato all'interno delle istituzioni nelle quali mi è capitato per tante ragioni di trovarmi poi ad addentrarmi. Ultima l'esperienza del comitato genitori della scuola che è frequentata attualmente dalle mie figlie, che sono molto contenta siano qui, insomma, a vedere la loro mamma in una veste un po' diversa rispetto a quella solita, perché poi mi piacerebbe fondamentalmente che questo assessorato fosse proprio al servizio di questa cittadinanza sperata, cioè del nostro futuro, che sono appunto i giovani che popolano le nostre scuole. Quindi sicuramente un'attenzione prioritaria alla scuola, ma altrettanto importante l'attenzione che sarà dedicata alla cultura e allo sport. In questo senso mi piace ricordare gli assessori che mi hanno preceduta e con cui ho avuto delle buone relazioni di scambio, di passaggio di consegne, perché comunque ritengo molto importante che ci sia continuità nel cambiamento, nel senso che di volta in volta non si deve ricominciare tutto da zero, ma come dire, cercare di portare avanti quello che nel tempo si è costruito riadattandolo. In questo senso quindi vi ringrazio e diciamo che il mio motto vorrebbe essere I care, quindi diciamo la frase che Don Milani aveva fatto incidere nella scuola di Barbiana: mi importa, mi sta a cuore, ecco, quindi mi piacerebbe condividere con tutti voi questo stare a cuore delle nostre cose, perché poi questa è la casa di tutti, è il nostro bene comune. Grazie. Lo scelti bene? Assessore alla mobilità, trasporti, ambiente, verde pubblico e parchi, decoro urbano e AMA. Buonasera, sono Marco Pierfranceschi, io mi occupo professionalmente di un campo che non compete questo assessorato, la progettazione meccanica di sistemi di movimentazione industriale.
ma mi occupo per passione di mobilità e in particolar modo di mobilità leggera e sostenibile. Ho fatto parte di realtà di volontariato e di cicloattivismo che hanno promosso l'uso della bicicletta in funzione turistica e anche l'analisi dei problemi della sicurezza stradale. Il focus della mia azione come assessore sarà portare più sicurezza e qualità della vita per i cittadini del municipio e anche alleggerire, se possibile, il carico di auto private e di inquinamento che grava su di noi, sviluppando forme di mobilità leggera e sostenibile, che secondo me ci sono tutti i margini per implementare. Quindi prossimamente spero che potremo misurare indici di qualità della vita migliori, maggior salute e un calo del traffico all'interno del quartiere, che è gravato da direttrici molto pesanti e affollate. Grazie. Prima di passare a leggere le linee programmatiche, volevo ringraziare tutti per essere qui, ringraziare maggioranza e opposizione, nella speranza di fare insieme un lavoro proficuo, insieme per questo territorio, per il benessere dei nostri cittadini, perché oggi siamo tutti rappresentanti di uno stesso popolo e quindi l'obiettivo comune è quello di raggiungere il bene di questo territorio, il bene della nostra gente e di farlo in collaborazione, senza porte chiuse. Chi ha avuto l'opportunità di salire al quarto piano sa che le mie porte sono aperte dal momento in cui mi sono insediata per chiunque. Ora leggo le linee programmatiche, se no mi metto a piangere. Allora. Assumo la guida di questo municipio unico in quanto a vastità e peculiarità, con l'emozione e l'orgoglio di sentirmi una cittadina tra i cittadini. Ho la consapevolezza del lavoro che mi aspetta uscendo da una campagna elettorale intensa, nella quale il contatto con gli abitanti del municipio ha rafforzato quella sensazione del c'è tanto da fare, già vissuta nei 3 anni passati all'interno del Consiglio Municipale. Ho idea che la consapevolezza delle aspettative rimarrà quale guida nel mio cammino e quello della Giunta, come motivo di simbiosi tra le istituzioni e gli abitanti del territorio. Uno dei miei primi intendimenti è quello di concretizzare la trasparenza amministrativa. Ritengo che la messa a disposizione dei cittadini degli strumenti per la conoscenza, verifica e controllo degli atti compiuti dalla classe politica sia la prima forma di contrasto a derive quali la corruzione e il clientelismo. Rendere visibili tutti i segmenti della filiera amministrativa riporta il cittadino nel ruolo di governante del suo territorio e accende i riflettori su quelle zone d'ombra dove finora ha regnato malaffare e malgoverno. Mafia Capitale si contrasta non solo con la scure giudiziaria, ma portando i cittadini dentro la macchina burocratica. Proposte concrete sono la pubblicazione di tutte le determine dirigenziali, delle nomine, del patrimonio immobiliare del municipio e del flusso di introiti e trasferimento fondi. Si aggiunge la trasparenza sugli interventi manutentivi di strade e scuole, sulle attività e di bilanci dei consorzi per opera a scomputo. Centrale invece nell'azione di chiarezza sull'operato degli amministratori è la pubblicazione in tempi certi degli atti e delle attività degli organi di rappresentanza municipale. Tuttavia l'azione di trasparenza da sola non basta a conferire al cittadino il ruolo di amministratore di se stesso e del proprio territorio. Il percorso si completa con la pratica del coinvolgimento, della partecipazione attiva. Da soli non si governa. È necessario un regolamento della partecipazione virtuoso che tenga conto di principi come la cooperazione tra cittadini ed istituzioni, la fiducia tra le parti, la condivisione di informazioni, l'inclusione di chiunque abbia interesse e sia coinvolto dall'esito del processo decisionale. E ancora il principio della valutazione dei processi partecipativi con le opportune metodologie. Riguardo allo stato di salute del nostro territorio, non possiamo non adoperarci affinché il municipio assuma un nuovo volto, che possa garantire una migliore qualità della vita. Il suo profilo è tutt'oggi marcato dal degrado, dall'abbandono dell'assetto territoriale, dal prevalere delle peggiori tendenze della civiltà. Il decoro, di contro, rappresenta un alto valore civico, segna il passo della cura che la comunità ha di sé, anzi diremmo del suo stato di salute complessivo. Cambiare volto significa intanto liberarci dalla sporcizia. Strade e marciapiedi non possono più essere spazio di accoglienza di rifiuti, né il campo libero delle affissioni abusive, cartelloni giganti, manifesti e locandine, sui quali va assolutamente resa operativa la normativa comunale vigente.
Bisogna quindi ripartire dalle regole, quelle che ci sono debbono essere applicate. La vigilanza costante del territorio da parte della polizia locale deve garantire l'azione di contenimento delle pratiche lesive del territorio, di concerto ad un'azione di prevenzione del fenomeno del degrado da percorrere con la sensibilizzazione dei cittadini a tutti i livelli, a partire dalle scuole, nell'obiettivo di un balzo culturale dell'intera comunità. Territorio è anche verde pubblico, soprattutto verde pubblico. Il settimo municipio è ricco di parchi e ville storiche, aree verdi che costituiscono un patrimonio ambientale senza paragone. La protezione di tale patrimonio passa intanto per la realizzazione di un censimento del verde municipale. Avere il quadro di ciò di cui disponiamo è propedeutico ad interventi di risanamento e di gestione ordinaria. Il cittadino ne è parte attiva, cominciando a far proprie quelle buone pratiche quotidiane tanto attese. Il degrado è da contrastare innanzitutto con i singoli piccoli gesti quotidiani. Parimenti, come amministrazione municipale, bisogna farci carico dell'accesso libero e salubre agli spazi verdi, tramite interventi costanti e programmati, nei quali prevedere l'ipotesi di assegnazione di piccole aree alla gestione organizzata della cittadinanza. In ultimo il tema dello smaltimento dei rifiuti. La direzione della nostra azione guarda senza riserve alla migrazione progressiva verso la raccolta differenziata, potenziata con la dotazione di cassoni dedicati e la nascita di nuove isole ecologiche nelle aree che ne siano ancora sprovviste. Parte del processo di smaltimento è anche il ruolo degli ecocompattatori per la raccolta di alluminio e plastica, dei quali vanno dotati luoghi pubblici come le scuole. Ovviamente anche sul tema della gestione dei rifiuti, l'azione di controllo della polizia locale, l'apporto cosciente del cittadino sono elementi imprescindibili del superamento dello stato di degrado ambientale del nostro municipio. Siamo tutti chiamati in causa nella difesa del clima dei nostri territori. L'inquinamento lede la salute delle persone, come la sporcizia ne inquina il senso di benessere e di funzionamento delle cose. Pensando alle criticità del settimo municipio, ma di Roma tutta, non si può non considerare il tema della mobilità. Attualmente l'attraversamento di quartieri e zone è rimesso a variabili quali il tempo di percorrenza, l'incertezza del corretto funzionamento dei mezzi pubblici, il traffico, ormai parte del quotidiano. Non a caso la mobilità rappresenta uno dei nodi maggiori delle grandi città, dove gli spostamenti sono garantiti in maniera sostenibile, il cittadino è veramente padrone del tessuto urbano. Quando in capo pesano ostacoli e incertezze, egli si ritrova ostaggio della propria città. Rispetto all'offerta del servizio pubblico, il settimo municipio si presenta purtroppo diviso in due. La parte interna al Gra, fino al confine di San Giovanni, dotata di linee ferroviarie, una buona fetta della linea A della metropolitana, la fermata di Piazza Lodi della linea C e le linee locali di bus e i capolinea degli autobus per le direttrici extraurbane. Di contro, all'esterno del raccordo anulare, si presenta una situazione disastrata con le sole poche linee di trasporto locale che non riescono a sostenere la domanda dei residenti di quei quartieri. Partendo da questo stato di cose, consideriamo gli interventi di agevolazione del trasporto pubblico fondamentali e tra questi il favorire le corsie preferenziali che lo rendono più snello e appetibile dai cittadini in luogo dell'uso intensivo dell'automobile. In parallelo si necessita l'avvio di un'interlocuzione con i responsabili ATAC a proposito delle citate criticità del TPL per le aree extra gra, valutando l'incremento delle vetture a disposizione di una nuova razionalizzazione dei percorsi a favore della copertura dell'intero municipio. La vera sfida in termini di mobilità urbana si chiama mobilità sostenibile. Sostenibile in quanto ragionevole sotto ogni profilo, incluso quello della salute collettiva. Mentre assistiamo al cammino di tante città italiane in questa direzione, Roma sembra ferma sulla linea di partenza. L'uso urbano della bicicletta rimane ancora una scelta difficile. È necessario ripensare una viabilità mista in cui sia agevole combinare l'uso dei mezzi pubblici a quello della bicicletta, dotando le strade, a cominciare dalle grandi arterie, di tratti ciclabili leggere. Di interesse è il progetto redatto da associazioni territoriali denominato l'asse degli acquedotti, che configura la possibilità di attraversamento del municipio privilegiando i suoi parchi, come il Parco degli Acquedotti, il Parco di Tor Fiscale e il Parco della Caffarella, attraverso un tracciato ciclopedonale in grado di collegare l'extra gra alla città consolidata. Lo stesso Parco di Gregna costituisce una vera opportunità per gli abitanti delle zone esterne di raggiungere tramite un percorso ciclopedonale il Parco degli Acquedotti, evitando l'attraversamento della via Nannina, peraltro pericolosissimo.
Proprio con le associazioni tematiche intendiamo aprire un tavolo di lavoro per l'individuazione di percorsi ciclopedonali nel quartiere che da San Giovanni raggiunge i Castelli, come anche l'apertura della consulta sulla mobilità sostenibile per un contatto costante tra istituzioni, associazioni e cittadini. Nel novero delle iniziative a favore della mobilità sostenibile rientrano le zone 30, aree a circolazione più lenta, al limite dei 30 km appunto, identificate tra quelle di maggior passaggio di persone come le ASL, le scuole o le strutture che forniscono servizi. In questi tratti si privilegia il pedone e il ciclista, conferendo loro maggiore sicurezza a ragione della ridotta velocità delle automobili. È tra i nostri compiti quello di attivare gli uffici competenti per l'individuazione di zone 30, nonché di tratti stradali dove far nascere le ciclabili leggere. Va ad integrare la politica di salvaguardia di pedoni e ciclisti anche l'adozione su siti sensibili, parchi giochi, scuole, eccetera, di strumenti già esistenti come autovelox, dissuasori di velocità e segnalatori ottici. Il compito politico del municipio ha nella sua stessa natura un dovere etico, la tutela delle fasce più deboli. Un ruolo chiave lo ricopre il piano regolatore sociale, il quale indirizza Campidoglio e municipi nella programmazione e sviluppo dei servizi complessivi che si prefigurano come sostegno di chi rimane indietro. Un esercito di bisognosi carenti di risorse economiche, di affetti, di salute, in attesa di una politica di welfare che risponda alle loro difficoltà. In vari modi nei municipi si è tentato di contrastare i fenomeni di disagio sociale, con iniziative e risorse spesso rivelatesi insufficienti o mal gestite. Pensiamo all'assegnazione ad associazioni e cooperative iscritte al registro unico di cittadino di compiti di assistenza socio-assistenziale, al ruolo svolto dai PUA, il lavoro complesso delle case famiglia per ciò che riguarda il tema degli affidamenti familiari e l'azione delicata dei centri di aggregazione giovanile nel compito di salvaguardare i ragazzi dai rischi di devianza. Ed ancora le politiche finora messe in atto per la gestione di quella che rappresenta una vera piaga della città di Roma, l'emergenza abitativa. Nel tentativo di gestire le situazioni precarie seguenti, la perdita di abitazione e di impossibilità a reinserirsi nel mercato immobiliare, l'esperienza dei centri di assistenza abitativa temporanea, ormai al capolinea, ha testimoniato il fallimento di un tipo di assistenzialismo piatto e miope verso le sfumature che compongono il fenomeno. L'obiettivo dunque è riconsiderare queste forme di intervento per sancirne il superamento, valutare lì dove ve ne siano le condizioni, un diverso impiego di risorse e progetti. Fondamentale sarà concentrarsi sul reperimento dei fondi necessari e redistribuire tali risorse in criteri di funzionalità ed efficienza a vantaggio dei beneficiari. Inoltre è indispensabile motivare il personale di questo municipio, necessario e fondamentale affinché attraverso la promozione di buone pratiche si possa concretizzare al meglio l'azione amministrativa. Infine vorrei sottolineare la rilevanza che il patrimonio culturale assume nelle comunità territoriali. Il mio pensiero va in primis all'istruzione, pilastro della crescita collettiva. La difesa della scuola spetta a tutti, in special modo a noi amministratori. In questa fase di discutibili riforme, più che mai, la cura della scuola deve diventare azione politica urgente. L'accesso alla scuola deve tornare libero. Vanno rimossi gli ostacoli burocratici, forniti servizi a misura dei flussi demografici, se necessario anche implementando il numero delle scuole. Va poi rimosso un piano di investimento per la messa in sicurezza. L'accoglienza degli istituti scolastici non dovrebbe neanche prevedere ipotesi di rischio all'incolumità dei nostri alunni. Cultura e poi anche valorizzazione del patrimonio acquisito dal territorio. Nel settimo municipio tante sono le testimonianze storiche, dalle ville ai parchi, ai resti dell'antica Roma. Non diffondere il loro valore è di per sé una forma di disaffezione nei confronti di questo municipio. Le sfide, lo sappiamo, sono molte. Il mio proposito è vedere entrare i cittadini all'interno delle istituzioni, farle parte del processo di gestione delle problematiche, dall'individuazione delle aree di intervento sino alla scelta delle soluzioni. Il settimo municipio è pronto a cambiare pagina, il cittadino al centro ne sarà l'obiettivo, la sinergia delle forze forse il metodo. Grazie. Lasciamo ora spazio a discussione, se qualcuno vuole intervenire ne ha la possibilità, per commenti, per nessuno? Sì. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, per me è una riconferma perché ho avuto l'opportunità di lavorare con il Presidente nella scorsa consigliatura. Ci tenevo a dire due parole e semplicemente con un intervento molto breve, perché spero che per questo Consiglio d'ora in avanti possano parlare i fatti più che delle parole.
Sono Flavia Cerquoni, Fratelli d'Italia. È inutile vi elenco il curriculum, potete trovarlo su internet, qualcuno di voi già mi conosce. Io credo che quella di Fratelli d'Italia sarà un'opposizione seria, sarà un'opposizione dura, ma sarà un'opposizione molto collaborativa. Sarà un'opposizione che guarderà, si occuperà del sostegno alle famiglie, del sostegno alle giovani coppie, della scuola come pilastro fondamentale. Su molti punti da queste linee guida ci troviamo d'accordo. Sarà un'opposizione che si preoccuperà di garantire quella sicurezza e quella legalità che nel tempo i cittadini hanno un po' perso, girando per il quartiere, girando per questi quartieri e per questo territorio che è immenso, e soprattutto la promozione della cultura. Auspico una reale e concreta collaborazione con gli assessori. Li ringrazio perché ho visto loro e ho visto il Presidente emozionati, e questo significa che in qualche modo sono consapevoli del grosso impegno che stanno ricoprendo e della carica, dell'importanza della carica che ricoprono. Mi auguro, Presidente, una riconsiderazione di questo Consiglio, quale organo principale della democrazia. In questo Consiglio credo che debbano avvenire le decisioni, debbano essere prese le decisioni, debba crearsi un confronto per il bene di questo municipio. Quello che insomma mi sento di dirle, prima di augurarle ovviamente buona fortuna, è che ci scontreremo con una situazione difficile a livello economico. Mi auguro che quando parleremo del concetto di razionalizzazione non sia tagliare i fondi, ma sia ricollocarli nella giusta posizione, perché ce n'è bisogno. Ho sentito che molti di voi, e mi rivolgo insomma a chi ha lavorato all'estero, con voi si possa in qualche modo anche sfruttare, tra virgolette, quelli che sono le possibilità dei fondi europei, perché ce ne sono e dobbiamo essere in grado di sfruttare quelli, di sfruttare tutte le best practices che poi dall'estero in qualche modo ci vengono presentate, e di non dimenticarci alcuna parte del territorio, perché è vero che il decimo nella parte più lontana di Morena è stato in parte dimenticato, ma vi assicuro che anche il nono è stato martirizzato per lungo tempo, quindi di essere attenti a tutte le problematiche e di far sentire questi cittadini tutti parte di una, e tutti coinvolti allo stesso modo. Chiudo dicendo che quello che sta a cuore a Fratelli d'Italia è il bene di questo territorio, che è un territorio sì diverso, ma per questo con moltissime potenzialità. E per fare un omaggio insomma alla professoressa di latino, ho pensato di chiudere con una frase di Cicerone, che è un in bocca al lupo in realtà a tutto il Consiglio e ai cittadini che sono numerosi, insomma parteciperanno alle commissioni come hanno fatto in questi anni. Virtute duce, comite fortuna, quindi con la fortuna, con la virtù come guida e la fortuna come alleata, io vi auguro un in bocca al lupo e vi faccio i miei auguri. Ci sono altri interventi? Bene. Mitrotti, sì. Buonasera Presidente, colleghi consiglieri, assessori. Intanto a nome del Partito Democratico non posso che iniziare con un buon lavoro e tanti auguri a tutti noi, perché quello che abbiamo di fronte è sicuramente un impegno difficile, e quello che c'è stato, il risultato che ha portato a questo nuovo Consiglio e a questa nuova presidenza, è sicuramente il segnale che nella nostra città e intorno a noi qualche cosa sta cambiando, è già cambiato, e è necessario però che questo cambiamento entri veramente all'interno delle istituzioni e si possa veramente percepire. Lo dico, io ero candidata alla presidenza di questo municipio, e quindi quando parlo, parlo perché ho vissuto in prima persona quelle esperienze, quelle critiche, quelle necessità, quei bisogni e quelle esigenze che forse per tanti anni sono state lasciate indietro. E soprattutto sono lasciate stare senza una risposta. Questo è stato forse il prezzo più alto che noi abbiamo pagato. Oggi ci sediamo, diciamo, tra i banchi dell'opposizione. Siamo in un momento in cui la città di Roma
ha assunto una, diciamo, una nuova forma di governo sotto un, diciamo, uno slogan importante, che è quello del cambiamento. Quindi per fare questo serve non solo buona volontà, serve non solo onestà, ma serve veramente vedere che ci sia un cambiamento radicale. E questo nel nostro piccolo lo abbiamo vissuto anche nel nostro municipio, anche io sono una consigliera uscente. E quindi prima di aver affrontato questa campagna elettorale, in realtà ho visto dall'interno come si può vivere, come si può stare dentro un'istituzione, anche dentro il livello più basso delle sue istituzioni. E non è vero che non si può cambiare da qui, non è vero che bisogna sempre guardare a delle competenze che sono fuori di qui. Il cambiamento si può anche fare con il lavoro faticoso, per carità, difficile, assolutamente sì, in cui si perde tanto tempo personale, si perdono tanti appuntamenti che, diciamo, uno vorrebbe anche riservare alla propria vita personale, però lo si fa per un bene che è quello del motivo per cui oggi sediamo tutti qui e perché ci siamo di nuovo candidati a rappresentare un municipio che, per quanto ha, diciamo, sì, le sue criticità, le sue difficoltà, però è uno dei municipi più belli di Roma. È un pezzo di Roma che dobbiamo salvaguardare, che dobbiamo veramente riqualificare, riportare ad essere veramente uno dei municipi più importanti della nostra città. Però per fare questo, e proprio perché ho avuto questa esperienza, serve che funzioni tutta una macchina. Perché se una macchina si muove solo con un ingranaggio, purtroppo il rischio che prima o poi quell'ingranaggio salta. E quindi è necessario che ci sia quel famoso decentramento, che troppo spesso ci siamo detti è necessario, siamo arrivati forse all'ultimo momento in cui possiamo veramente portarlo a compimento. Questo perché? Perché senza una reale modifica degli assetti istituzionali dei singoli municipi difficilmente potremmo portare a casa dei risultati tangibili, e questa sarebbe veramente la scommessa più difficile da dover digerire anche per questa volta, perché troppe volte noi abbiamo detto non abbiamo le competenze, troppe volte abbiamo detto noi non abbiamo le risorse economiche, e ancora oggi, se non c'è questa volontà, che spero che anche la città di Roma, dove faccio un inciso, sono contenta di avere di nuovo qui una donna che presiede questo municipio, sono contenta che la città di Roma abbia una sindaca donna, al di là del fatto che non è della mia forza politica, ma penso che questo è stato un pezzo del mio impegno all'interno del municipio e della mia campagna elettorale, e spero che tutta la città di Roma, ma forse, diciamo, siamo anche oltre perché già l'ha fatto, abbia capito che anche l'importanza e della rappresentanza di genere sia veramente qualcosa su cui i cittadini possono scommettere. Torno dicendo che senza quel decentramento difficilmente noi potremmo portare a casa delle risposte importanti, e questo spetta oggi a voi, è la vostra responsabilità più grande. Avete veramente le forze per poterlo fare, lo dico perché noi non ci siamo riusciti, avevamo avviato un percorso che si è interrotto, però quella macchina deve ripartire, perché se non c'è quel collegamento tra il centro e la periferia, io in campagna elettorale dicevo sempre è necessario che le istanze del settimo municipio debbano entrare nell'aula Giulio Cesare. Se questo non avviene perdiamo un'occasione importante, la perde Roma, la perdono tutti i suoi municipi, tanto più se parliamo di un municipio grande come questo. È inutile che oggi stiamo qui ad elencare quali sono le criticità, perché veramente non sapremo da dove iniziare, vista la vastità e vista la popolosità di questo municipio. La responsabilità di ognuno di noi è talmente tanto grande che è quasi amministrare una città all'interno della città. Oggi in una figura e in una veste diversa, che è quella di non governare per tanti anni questo pezzo di territorio, stando dalla parte dell'opposizione non possiamo che non metterci sì a disposizione, non potremmo che fare una opposizione costruttiva, senza però dimenticare, questo lo dico a voi, che però c'è un'eredità.
perché il rinnovamento non avviene, lo diceva prima l'assessora, la ringrazio per le sue parole, perché veramente non c'è cambiamento se non c'è neanche quel minimo di basi su cui potersi muovere, perché non è tutto da cancellare, non è tutto da buttare via, ci sono cose che si possono cambiare, si può cambiare in meglio, tutto è perfettibile, però c'è un pezzo importante e questo municipio, per chi insomma ci vive, ma insomma anche per chi ha avuto la fortuna di amministrarlo già, ha delle ricchezze importanti e ha delle esperienze importanti. C'è una cittadinanza attiva oggi, ma ci sono mondi, corpi intermedi, associazionismo, realtà che veramente per tanti anni sono rimaste ai margini, che io personalmente ho incontrato in campagna elettorale, che sono dei punti di forza dai quali la politica deve ripartire. Detto tutto questo, non posso che fare e rinnovare veramente da parte del nome del Partito Democratico gli auguri per un buon lavoro, credo che ne abbiamo tutti bisogno, credo che diciamo, l'impegno che abbiamo di fronte riusciremo a maturarlo e a coltivarlo insieme solo se con grande senso di responsabilità e anche con un pizzico di umiltà avremo rispetto per la cittadinanza e per il nostro municipio. Vi ringrazio. Qualcun altro vuole intervenire? Sì, sono Sandro Toti e parlo a nome di Roma Popolare. Anch'io sono stato candidato a presidente del settimo municipio. Ho avuto anche presenze nell'ex nono municipio, sono stato lì per parecchie consigliature, consigliere. L'ultima consigliatura l'ho saltata. Ma quello che, a parte il saluto che voglio fare ai cittadini, ai comitati, a tutte le realtà del territorio così numerose presenti stasera, e anche un saluto al Consiglio Municipale, a tutti gli appartenenti al Consiglio e ai dirigenti funzionari del Municipio, noi abbiamo realmente, come hanno detto anche i capogruppo che mi hanno preceduto, un impegno veramente gravoso, un impegno veramente pesante per far funzionare finalmente i servizi del municipio. Io penso anche allo sforzo per funzionare complessivamente i servizi della città di Roma. Veniamo da una situazione veramente difficile con Mafia Capitale che ha violentato la città di Roma e i nostri municipi, e perciò rispetto a questo chiaramente dobbiamo riflettere e dobbiamo con maggiore sforzo pensare a un futuro che dia maggiore soddisfazione ai cittadini del nostro municipio. Un'opposizione costruttiva, come ha detto la capogruppo del PD, è senz'altro necessaria di fronte a questa situazione che io chiamo difficile, se non tragica, del funzionamento dei servizi municipali e comunali. Perciò un'opposizione che si mette a tavolino con la maggioranza per discutere senza preclusioni e per dare risposte comunque alla nostra comunità. Nell'incontro importante che abbiamo fatto con la comunità territoriale, io ricordo che la comunità territoriale, che prende poi tutti i comitati di quartiere e l'associazionismo del territorio, ha messo al centro due cose che io penso che debbano essere ribadite oggi: il discorso della partecipazione e il discorso del decentramento. Lui diceva, il presidente della comunità, che abbiamo una partecipazione spuntata, e io dico che abbiamo anche un decentramento spuntato, purtroppo. Quando noi ci incontriamo con i quartieri, che io penso debbano essere il centro del nostro dibattito politico e devono essere anche loro, insieme a noi, protagonisti delle scelte municipali, noi praticamente ci troviamo in grosse difficoltà, perché abbiamo un decentramento che in questi anni, responsabile il centrodestra e il centrosinistra, non ha camminato nella città di Roma. Abbiamo una delibera che è stata fatta pochi anni prima del 2000, che ancora sta nel cassetto,
abbiamo veramente una situazione vergognosa rispetto ad altre capitali europee, della città di Roma, che anche questa è spuntata, rispetto alla capacità legislativa che hanno le altre città capitali d'Europa, e poi chiaramente a cascata il municipio che veramente soffre di questa situazione. Perciò qual è uno dei punti più importanti? Finalmente un bilancio decentrato. Questo è essenziale se vogliamo essere protagonisti, perché altrimenti con un bilancio derivato, come abbiamo detto oggi, siamo realmente in una situazione invalidante per poter dare risposte. Poi rispetto a uno dei problemi più importanti, io penso che è quella della pulizia delle strade, della pulizia dei nostri quartieri, dei rapporti con l'AMA, un contratto di servizio decentrato. Il contratto di servizio è un contratto di tipo centralizzato, comunale. Noi vogliamo che sia un contratto di servizio decentrato, non c'è nessuna difficoltà, ci vuole soltanto un impegno forte da parte della sindaca di Roma rispetto al Consiglio Comunale, che rispetto a questo, al contrario del passato, deve essere, e io spero, unito nel discorso di dare decentramento e perciò capacità di risolvere i problemi ai territori. Rispetto a un'altra cosa, anche il servizio giardini, ecco, è uno dei punti nel 2000 che non è mai partito, c'era il decentramento. Noi vogliamo un servizio giardini decentrato al municipio. E poi l'altro punto, oltre al decentramento, che io mi trovo d'accordo con la Presidente del municipio che ha espresso, il discorso della trasparenza. La trasparenza deve essere centrale anch'essa rispetto alle nostre scelte. Rispetto a quello che è le determinazioni dirigenziali, le commissioni, il consiglio, tutto quello che riguarda il municipio deve stare in una cassa di vetro. Le riprese del consiglio debbono continuare. Io penso che questo anche è un elemento fondamentale. Dico la verità, Presidente, ho trovato un po' carente, proprio per questo, e io penso che è stata una svista, però è una cosa importantissima, è che lei non ha messo nella relazione il discorso del decentramento. Su questo dobbiamo essere protagonisti, ecco, perciò io lo volevo questo punto ribadire. Un altro impegno forte deve essere rispetto alla mobilità. Rispetto alla mobilità, io ho sentito l'assessore, che ho seguito anche in questi ultimi giorni, perché ha messo a disposizione, sempre in una situazione di trasparenza, quelle che sono le proposte che in questi giorni sta facendo nel territorio. Però ecco, dico, a parte il PM10 più alto di Roma, che purtroppo abbiamo in settimo municipio, io penso che un'altra cosa che debba essere messa al centro per una mobilità sostenibile è il discorso del ferro. Il discorso del ferro che deve essere fondamentale. E il discorso del ferro che significa? Io anche questo l'ho detto. Il discorso dei nodi di scambio, che noi abbiamo una situazione complicata e difficile del territorio, perché abbiamo quel nodo di scambio di Arco del Travertino, che si trova anche in una vergognosa situazione, perché abbiamo una piazza che non abbiamo ancora e non siamo riusciti negli anni, con responsabilità di tutti, dico, a utilizzare, e una nagnina che purtroppo a livello di parcheggio è insufficiente. Perciò ecco, questo anche lo sforzo di trasformazione. Io penso che questo dobbiamo portare anche a livello cittadino, lo sforzo di trasformazione della ferrovia regionale in metro all'interno del Comune di Roma è un altro elemento essenziale se vogliamo veramente tirare fuori il discorso con forza della mobilità sostenibile.
perché anche questo io penso che sia centrale, come le corsie preferenziali sull'Appia Tuscolana, come il prolungamento della linea metropolitana, perché queste sono, anche se sono elementi più difficili nel breve tempo, però ecco, io penso che ci dobbiamo lavorare per una mobilità sostenibile. Sì, no. Io Presidente, no, possiamo pure, guardi, il signora, pubblico non può intervenire. No, io se vuole parlo soltanto di buche e altre cose, però io penso che dobbiamo essere anche progettuali come municipio. Non è che io do le colpe alla Presidente se poi domani non facciamo una cosa di questo tipo, però dobbiamo lavorare anche su progetti importanti, perché se noi non lavoriamo in progetti importanti, già noi non abbiamo il decentramento e soffriamo di questo. Se non riusciamo anche a imporre al Comune di Roma, purtroppo non decentrati, a alcune scelte fondamentali, parliamo soltanto del vigile urbano sotto casa o della buca. Io ho voluto, in un certo senso, se volete sono pure zitto, però voglio dire, ho voluto pure pensare, consigliere Toti, a qualche cosa. Le ricordo che ha avuto a disposizione 15 minuti. E... Io lo sapevo perché l'ha detto all'inizio dei 15 minuti. Sì, le diamo l'ultima opportunità di concludere, no, lasciamo sì. 15 minuti a tutti in modo che ci possa essere la possibilità di intervenire. Sì. Grazie per la comprensione. Sì, voglio dire, vabbè, poi mi avvio alla conclusione, voglio dire, tante sono le cose su cui... però ecco, il discorso della terza età e specialmente dei centri sociali anziani del territorio, io voglio dire qualche parola andava fatta, anche perché girando per i centri sociali anziani nel periodo elettorale ho visto molte difficoltà, molte criticità a Quarto Miglio, altri centri sociali per anziani, ecco, anche questo della terza età. E poi un ultimo, ecco, così concludo, è il discorso della sicurezza. Io penso che sia fondamentale il discorso di sicurezza, che vede non soltanto un riferimento di tipo sociale, perché chiaramente anche la sicurezza bisogna averla da un punto di vista sociale, ma anche un coordinamento con le forze di polizia insieme ai vigili urbani, che svolgono una funzione di intelligence nel territorio e che possono insieme dare delle risposte importanti, come pure la videosorveglianza e l'illuminazione, specialmente l'ex GRA, e ugualmente sulla mobilità l'ex GRA, andare con forza all'ATAC per andare a vedere le disponibilità. La invito, consigliere Toti, la invito a spegnere il microfono, grazie. Ci sono altri interventi e ne approfitto per ricordare che il tempo limite è 15 minuti. Benissimo, la parola al consigliere Giuliano, certo. Grazie Presidente, io non voglio fare un intervento ovviamente politico e programmatico. Volevo solo prendere l'occasione, essendo stato quindi candidato Presidente, ho avuto questa possibilità di fare insieme alla Presidente Monica Lozzi e agli altri colleghi questa candidatura da Presidente, è stata un'esperienza, quindi volevo solo cercare di dare un saluto vero, quindi di situazione di positività. Non ci ho avuto l'occasione prima, quindi Presidente, tanti auguri, Giunta, tanti auguri, colleghi consiglieri, tanti auguri. Non sarà facile il percorso, sarà minato, Presidente del Consiglio, io la dovrò affiancare. Quindi voglio dire, però cerchiamo solo ed esclusivamente di non perdere la rotta, questo è il discorso, perché poi forse se facciamo le cose più semplici saranno quelle forse più positive e che rimarranno, no? Anche nell'occhio della gente, in chi comunque ci dovrà giudicare. È normale che bisogna comunque difenderci, Roma ha delle falle enormi e questo municipio altrettanto nel meccanismo istituzionale, politico, economico,
però bisogna anche cercare di fare la nostra parte, però era l'occasione per farvi e per farci tanti auguri, grazie. Ci sono altri interventi? Non vedo richieste di intervento. Consigliere Ciancio. Ah, oh, perfetto. Grazie. Anche io volevo, intanto sono il consigliere Ciancio del PD, volevo augurare un buon lavoro alla Presidente, alla Giunta e un saluto a tutti i consiglieri che conosciamo per la prima volta oggi, ma anche ai consiglieri che sono stati riconfermati, quindi un augurio di buon lavoro a tutti noi. È andata via la luce. Bene. Posso? No, però non viene registrata. Ah, ecco. Continui, continui. No, quindi volevo dire che mi auguro di proseguire in alcuni punti importanti che abbiamo affrontato nella passata consigliatura. Proprio ho ascoltato con attenzione le linee programmatiche della Presidente e mi auguro che alcuni di questi punti importanti che abbiamo affrontato possano essere risolti. Mi auguro già da domani che possano essere avviati finalmente i lavori delle scuole, quindi gli appalti che sono partiti per tutte le scuole del territorio che diventano operativi nel periodo estivo, perché siamo rimasti fermi nelle commissioni a guardare alcune incongruenze rispetto alle offerte. Mi auguro che alcuni problemi citati nelle linee programmatiche come AMA, ma non dimenticherei il cantiere C di metro C del quadrante nord del nostro municipio, e così via tutto il resto. Io mi auguro che si possa lavorare, il PD sicuramente e noi tutti sapremo lavorare concretamente su quello che sono stati i punti importanti, però inizierei da subito, da domani, su alcune cose che non possono essere più trascurate. Mi riferisco alla scuola, come lei ha già detto, mi riferisco quindi al cantiere C, alla viabilità del nostro quadrante nord del municipio. Quindi buon lavoro a tutti noi, grazie a tutti. Se non ci sono altri interventi, ringraziamo tutti i consiglieri intervenuti e vorrei fare una comunicazione importante, perché è importante che i consiglieri si ricordino che entro 3 giorni, i consiglieri hanno 3 giorni di tempo per comunicare alla presidenza all'ufficio di presidenza, alla presidenza del consiglio, il gruppo di appartenenza, perché qualora questo non venisse fatto i consiglieri vengono automaticamente assegnati al gruppo misto. Quindi è un impegno che dovete prendervi, un appuntamento da non dimenticare, segnatelo nelle vostre agende. Verranno consegnate le schede e alla fine della seduta. Sì. Possiamo procedere ora alla votazione dell'atto delle linee programmatiche. Faccio sempre appello nominale. Allora. Va bene. Allora, all'avviso Maura. Favorevole, sì, come? Favorevole? Favorevole. Ariano Maria Cristina. Favorevole. Candigliota Marco. Favorevole. De Chiara Claudia. Giannone Attilio. Favorevole. Guido Roy Andrea. Favorevole. Gunnella Alessandro. Favorevole. La Zazzera Anna Rita. Favorevole. Lazzari Maurizio. Favorevole. Lozzi Monica. Favorevole. Pompei Luigi. Favorevole. Principato Antonio. Favorevole. Rinaldi Stefano. Favorevole. Tosatti Eugenio. Favorevole. Tripputi Angela. Favorevole. Zitoli Elisa. Favorevole. Biondo Francesca. Carlone Domenico. Favorevole. Cerconi Flavia. Favorevole. Ciancio Antonio. Grazie. Giuliano Fulvio. Favorevole. Gugliotta Francesco. Contro. Stelidano Rocco. Contrario. Toti Sandro. Contrario. Vitrotti Valeria.
La deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli e 6 contrari, nessuno astenuto. Vi chiedo di voler rispettare il silenzio. No. Per favore rispettate il silenzio e il comportamento consono all'aula in cui siamo, all'istituzione in cui siamo oggi, che rappresentiamo. Capisco l'entusiasmo, lo condivido, ma per favore un comportamento consono, grazie. Sì. Avendo esaurito gli adempimenti all'ordine dei lavori, dichiaro tolta la seduta.